Ciao a tutti ragazzi, sono Jericho e bentornati in un nuovo unboxing. Oggi andrò a unboxare una scheda audio, una Asus Xonaru 3. Ecco, qui mi stavo spaccando un braccio. È una scheda appunto USB che ho comprato su Amazon. Sì, su Amazon. In quanto il microfono mi faceva rumore quando giocavo e adesso è risolto grazie appunto a questa scheda audio USB. Ma comunque vediamo di sbrigarci a levare sta schifo di carta, sempre se mi sbrigo, perché non lo so se mi sbrigo. Eccoci qua, qua c'è la carta da culo che non interessa a nessuno, che io liscio, non so perché, boh, vabbè. E questa è la scatola. Scatola molto semplice, niente di che adesso ha una specie di finestra che adesso vi faccio vedere. Ecco appunto adesso che ho scoperto scomparti segreti, dove c'è appunto, ecco, la scheda audio. Scheda audio stereo mi sono ricordato di, non ho ricordato di dire, quindi sono solo due jack, uno per le cuffie e uno per il microfono. E questa scheda audio, inoltre, la cosa buona è che ha un'amplificazione per le cuffie, un amplificatore per le cuffie. Infatti cuffie per esempio maggiori di 32 ohm riesce a fare suonare anche queste cuffie, oltre a dare comunque una qualità migliore e anche un volume molto più alto. E il prezzo si attesta intorno ai 30, 35, 40 euro massimo. Se cercate bene comunque la trovate a 30 euro tranquillamente. E qui ci sono le varie puttanate che potete leggere nella scatola, e non starò qui a spiegarvi, anche perché mi siete un cazzo con la luce del sole lì. Quindi, ovviamente comunque è compatibile con tutti i sistemi operativi, basta inserirla in un USB e funziona. Comunque non ha bisogno neanche di driver, volendo i driver li potete installare lì dove, ma dopo ho scassato la scatola, li potete installare solo se vi interessa comunque usare un equalizzatore o comunque settarla al meglio, ma comunque solo per delle impostazioni più avanzate, cioè non serve più di tanto. Adesso qui, come un coglione, ho fatto il focus su vicino alla scatola e tutto il resto del video sarà mezzo sfocato, perché sono una brava persona, ma comunque questo è il mio primo unboxing, quindi ci sta. Questa è una scatola inutile. Qua abbiamo una specie di prolungo USB, in caso volessimo appunto prolungare la basta. Questo è il libretto di istruzioni. Penso, non ho visto neanche se c'è l'italiano, comunque penso di sì. Questo non ho capito che cazzo è, scrivetemelo nei commenti perché non ho idea di cosa sia. Se sarò ignorante, ma che cazzo è, non lo so. Cose strane. Questo è il disco di installazione con i driver. E un altro coso però in cinese, un altro manuale però in cinese, che questo è molto utile come carta per fare il braciere. Ma comunque passiamo alla scheda audio in sé. Vediamo sto coso merdoso, okay. Ed ecco qua, è semplicissima da usare, come ho detto prima non è niente di che, però vi assicuro che comunque ha una qualità molto molto elevata, comunque anche per il prezzo, che come ho detto è sui 30 euro, quindi sempre una cosa buona. I due jack, uno per, come ho detto prima, per le cuffie, uno per il microfono. Bene, detto questo, spero che l'unboxing vi sia piaciuto. Se volete che ne faccio altri, scrivetemelo nei commenti, ne sarò più che felice, ovviamente quando comprerò qualcosa, perché non ho i big money, i soldi infiniti. Detto questo, da Jerry che è tutto, ci vediamo al prossimo video, al prossimo unboxing. Bella! Porca troia, mi sono cagato sotto.